Hai bisogno di crediti? Vai su VipCoins FIFA, troverai il link e il codice coupon qui sotto in descrizione. Bella a tutti ragazzi, sono Marco dello staff di Innamorati di Foot e sono qui oggi a portarvi la recensione di Mertens Man of the Match, trequartista barra ala sinistra del Napoli che si è guadagnato questa carta grazie all'ottima prestazione nell'ultima giornata di Europa League. Questa carta presenta un 90 di velocità, 83 in tiro, 86 di passaggio, 90 in dribbling, 49 di difesa e 58 di fisico. Il suo work rate alto media, 4 stelle skill, 4 stelle piede debole. Le statistiche che spiccano sono il 90 di controllo palla, il 91 di tiro a giro, il 90 di dribbling, il 94 d'accelerazione e il 96 d'agilità. Partiamo analizzando la velocità. 90 sulla carta diviso in un 94 d'accelerazione e 86 di velocità scatto. Ha un primo passo veramente ottimo, brucia qualsiasi difensori. I problemi vengono in particolare sulla velocità scatto perché parte bene, ma poi viene recuperato da questa scarsa forza fisica di 39, che è l'unico contro di questo giocatore, che mi ha condizionato molto sul voto finale, perché lui cadrà sempre alla prima spallata, appena lo toccano è per terra questo giocatore. Oltre al fatto che presenta un 95 di equilibrio, che io sinceramente non ho sentito più di tanto, cioè ogni tanto riesce a tenerle queste spallate, ma pochissime volte, una volta su 10. Passiamo al tiro di 83, diviso in un 91 di tiro a giro, veramente ottimo da dentro l'area, non ne sbaglia uno. Invece da fuori area, un po' per demerito mio, sicuramente non per demerito suo, non sono mai riuscito a segnare oppure a fare dei tiri pericolosi, ma sicuramente è buono. Poi abbiamo un 81 di finalizzazione, veramente un'ottima statistica, non ne ho sbagliato nemmeno un gol dentro l'area praticamente. 87 di long shot che mi è piaciuto, fa veramente degli ottimi tiri insomma dalla distanza, aiutato anche dall'85 di potenza tiro, altra statistica veramente ottima sia da dentro sia da fuori area. Ultima statistica è l'88 di precisione punizioni, con le quali io non sono mai riuscito a segnare, però sicuramente sarà per demerito mio e non per demerito di Mertens. Passiamo al passaggio di 86 con 84 di cross che mi sono piaciuti abbastanza, anche perché a 4 stelle piede debole utili sia per il passaggio ma anche per il tiro. Abbiamo un 79 di passaggio lungo, 87 di passaggio corto con 88 di visione. Passaggi corti ne sbaglia veramente, ma veramente pochi. Invece quelli lunghi mi sono piaciuti anche quelli moltissimi, in particolare i cambi campo che riuscivo a fare ultimamente. Ultima statistica che analizziamo è il 90 di dribbling con 90 di controllo palla, 90 di dribbling puro e 96 di agilità. Inoltre ha anche 4 stelle skill, quindi lui dribbla molto bene sia a destra che a sinistra, ma anche con le skill fa veramente bene, perché ha 96 di agilità, cioè ha un'agilità pazzesca questo giocatore, è velocissimo, rapidissimo, sguscia di qua e di là. Bene ragazzi, la recensione si sta per concludere, riepiloghiamo pro e contro di questo giocatore, non ne provo i suoi dribbling, il tiro, tutti i tipi di tiri in pratica, l'accelerazione e il passaggio. Contro invece ho messo forza fisica, forza fisica e forza fisica. Il voto finale che ho deciso di dargli è un 8 perché mi è piaciuto come giocatore, ma peccato, veramente peccato per questa scarsa forza fisica che mi ha penalizzato molto sul voto finale. Se avessi avuto una forza fisica un po' migliore, non dico la forza fisica di Cristiano Ronaldo, un po' migliore, avrei dato anche un 9 perché tiro, passaggio e dribbling sono veramente, ma veramente delle ottime statistiche. Bene ragazzi, terminiamo qui la recensione. Vi ricordo di iscrivervi al canale e lasciare un mi piace. Vi ricordo anche di passare dalle altre recensioni. Qui è tutto da Marco e Bella.